Ciao a tutti, vediamo degli esercizi per migliorare la tua vita. Allora, se vuoi migliorare la tua vita, devi agire fondamentalmente e l'unico modo per migliorare è definire degli obiettivi che non siano obiettivi raggiungibili, ma che siano obiettivi che puoi iniziare a raggiungere, perché devi creare, diciamo, un loop positivo. Per creare un loop positivo non devi iniziare a scalare l'Everest, si tratta di fare un allenamento. Quando tu ti alleni, non parti, diciamo, a fare la maratona di 42 km di New York. Partirai a fare un primo giorno 5 km, poi passerai a 10, poi magari a 15, a 20, fino ad arrivare a riuscire a fare i 42. Quindi serve un certo tempo. E quindi gli esercizi devono essere una via graduale al miglioramento. Il miglioramento deve essere un miglioramento continuo. Ci può essere qualche salto, diciamo, di tanto in tanto quantico, che vuol dire un miglioramento spontaneo, consistente, ma la cosa importante è fare delle cose in modo graduale. Quindi già dal mattino, quando ti svegli, cerca di fare qualcosa in modo positivo. Che può essere anche semplicemente prendere delle buone abitudini, prendere l'abitudine di fare una buona colazione, di fare 5 minuti di meditazione, 5 minuti di esercizio fisico che ti danno delle endorfine e ti fanno sentire bene durante la giornata. Quindi questi piccoli esercizi quotidiani ti permettono di migliorare. E poi cerca di migliorare in ogni ambito della tua vita, magari nell'ambito lavorativo, di fare qualcosa. Trovare una soluzione per magari lavorare di meno e guadagnare di più, oppure in ambito sentimentale di uscire, di provare a conquistare quella persona che ti interessa, provare a interagire. Devono essere piccole cose, devi premiarti ogni volta che riesci a ottenere un piccolo risultato, concederti un'emozione. Questa concessione di emozioni è molto importante perché serve a dare vitalità alla tua sfera emotiva, serve a far sì che la tua sfera emotiva si metta al servizio della parte logico-razionale, che è poi l'obiettivo principale che dobbiamo raggiungere. Ecco quindi che non devi fare grandi cose, ma devi fare piccole cose costantemente, quotidianamente. Questo è veramente il modo migliore e apparentemente sembra più lento, ma in realtà è molto più rapido per migliorare costantemente la tua vita. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. E mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!